Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocheremo a Left Way, un indie horror dalla Thailandia a cui volevo giocare già da tempo, ma come avete visto dal canale ho fatto altre cose e volevo iniziare il 2018 con una poesia. E così si va, iniziamo, inizia. My name is San Nam Pung. I'm alone on a silent street at night. Oh, Nam Pung, how did I get here? Non lo so, dimmelo tu. I cannot remember a single thing. Hai sbattuto la testa da qualche parte. Ok, il gioco inizia. Allora, un attimino, i controlli. Io gioco su PC, anzi sul Mac. The tree falls down. Ok. Sono caduti i cosi a terra. Come non mi vengono le parole? Vabbè. Ok. Mi devo un po' abituare. Cosa c'è qui? A hole. How did it happen? Ah. Magari un meteorite si è schiantato lì. Cos'è? Poi guardate la grafica, bellissima. E dove andiamo? Sembra un po' di stare a Silent Hill, ragazzi. E qui? Qui non c'è niente. Andiamo? Andiamo a mietere il grano. A proposito di grano, ragazzi, a proposito di fiordi norvegesi, ho sentito che un gameplay che ho fatto io, anzi un videogioco, a cui ho giocato, Milkmaid of the Milky Way, ha vinto il primo premio come miglior gioco dell'anno. Un premio norvegese. E mi farebbe tanto piacere se voi condivideste i miei gameplay il più possibile per farli conoscere anche al pubblico italiano. Ma continuiamo allora. C'è questa porta, vediamo dove... Ah, si può entrare. Ma prima di entrare lì, vediamo se si può aprire questa porta. There is a door at the side of the building, but it's locked. Ok, cioè, ma poi perché bussa? vabbè, lì non c'è niente, secondo me andiamo via. Oh, there is nothing special at the checkout counter. Una chiave? Bene, benissimo. The goods scatter all over the place. Va bene, allora ritorniamo indietro e andiamo ad aprire quella porta. Che puzzle difficilissimo. Nam Pung uses the key to open the door. Cioè, perché parla in terza persona? Che poi siamo noi. Giuro, ragazzi, questa parte mi sembra... Sapete Silent Hill 3? Quando Heather si trova... Oh, wow. Cartoon masks are put on something the same size as human head. I hope that they are not. Oh. Sembrano teste umane. Spero proprio di no. E comunque stavo dicendo, soprattutto questa parte mi sembra proprio Silent Hill 3, quando Heather si trova da sola al centro commerciale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se la pensate pure voi così. There is an obstacle in my way, I cannot pass through it. No, dai, puoi anche salire sopra, dai. Vabbè. Andiamo. Fra un po' arriva... Cos'è? The corner of the building is too narrow to pass. There is a teddy bear there. Why is it here? Non lo so, prendilo. Si può prendere? No. Bene. Continuiamo. E dove va? Ci sarà una fine? Oh, this door should lead me out of this narrow way. The door cannot be opened easily. It seems like it has not been opened by anyone for a long time. Però alla fine riesce ad aprire. Oh, c'è una sedia, c'è una... Non mi vengono le parole, non so più parlare. I think I can get some rest on this couch. Oh, questo bello, carino. Questo è un modo bello per poter salvare. Sì, salviamo. E si esce... Ah, con la X, si esce con la X. Vediamo che c'è su questo tavolo. Nam Pung found the map on the table. Oh, this is the map.
Husky Garden, dove siamo adesso? No, forse dove dobbiamo andare, sì. There must be something there. I should go there. Ah, ok. Oh, è pure una chiave. Bene. E come si fa ad aprire l'inventario? Ah, no, questo si salva. Ok. E vediamo cosa c'è in... cosa dice di questa chiave. Master key is the key that can open many things. Many things. Ok. Cos'è che si volevo dire, ragazzi? Volevo dire qualcosa. Ah sì, sicuramente in quel giardino, nell'Husky Key, anche è il nome del cane, no? E della razza canina. Chissà quanti cani ci sono in questo Husky Garden. A proposito di cani, io amo i cani, non so se... The wooden barriers block the way because it is during maintenance, but it seems like the way remains in this condition for a very long time. I think maybe it won't be finished. Ok. Sì, sicuramente, perché una bomba atomica cadrà lì dove sei, verranno gli UFO e ti verranno a portare via. Perché ci sarà, diciamo, questo è un po' come Silent Hill. Ok. Poi queste inquadrature mi fanno morire, ragazzi. Riusciamo ad aprire e entrare qui dentro? In questa bellissima villa? A large unoccupied house in Victorian style. Ah, Victorian style. A proposito di stile architettonico, ragazzi, qual è il vostro stile architettonico preferito? Ecco, faccio delle domande bellissime qui su Isola delle Rose TV. Cioè, altro che perdere tempo. Oh, c'è qualcosa a terra, secondo me. No, va bene. Poi questa grafica da cartone, cioè non da cartone animato, proprio da cartone. Vediamo cosa c'è lì. Ah, ci sono delle sedie, questa è la Tankenstelle, come si dice in tedesco. O per meglio dire, volgarmente parlando... Oh, si può entrare lì. Volgarmente parlando, the shop is closed, I cannot enter. Come si chiama? Rifornimento di benzina? Rifornitore di benzina? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, per favore. Comunque che gameplay bellissimi. The book stall, let's look what are available. Oh, creepy. Greedy sin. Uh-huh. Bello, proprio bello. Questo sembra il comic di The Walking Dead. Cioè il comic... Sono tutti uguali, secondo me. Sì, sono tutti uguali. Secondo me qui ritorneremo dopo. E si esce con la X. Sì, si esce con la X. E vediamo cosa c'è lì sul muro. You may leave from this way, but you have to open the book to find the page where the missing mannequin parts are the same as the mannequin in the bus. The order of the book. 1, 2, 3, 4. Ok, questo lo dobbiamo ricordare. 1, 2, 3, 4. Ok, you may leave from the way, this way, from this way, but you have to open the book to find the page where the missing mannequin's parts are the same as the mannequin in the bus. Quale bus? Quale bus? Quale pullman? Forse ci sarà un pullman da vedere da qualche parte. Allora, io mi annoterei questo 1, 2, 3, 4. 1 in alto, 2, 3, 4. E paper on the wall. Ma aspetta, ragazzi, devo controllare se sto registrando. Sì, sto registrando. Allora, continuiamo. Mi vengono le fisse. Qui non ci sono pullman. Questo non è un pullman. Questo è sotto all'ombra. Questo non si aprirà sicuramente. Lei non può bussare. Cioè, le bussa e poi capisce che la porta è chiusa. I cannot open the door, it is stuck. Bene. Andiamo allora dall'altra parte. Ma ce l'abbiamo una mappa? Soprattutto, come si fa la mappa? Ah sì, poi questa mappa in stile Silent Hill è bellissima, ragazzi. Guardate le crocette in stile Harry Mason cerca la sua cara bambina. Cheryl. Bill Gas Station. Ok, allora andiamo, no, ricontrolliamo. Noi siamo venuti da quel posto, sì, dobbiamo andare sulla sinistra. E vediamo se riusciamo a trovare il caro e tanto
ricercato pullman. Qui sull'erba non c'è niente. E aspetta, andiamo dritto. Vediamo cosa c'è lì. Oh, andiamo qui sull'ombra, vediamo che c'è qualcosa. C'è qualcosa lì in basso, secondo me. Nampung found a shovel blade. Ok. Lì non c'è niente. Diciamo un open world, quasi open. Vediamo se andiamo lì. Sculptures of animals block my way. Ah, e non le puoi spostare, mica? No, non le puoi spostare. Bene, allora andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte. Vieni, vieni qua, Nampong. Oh, guardate Nampong. Oh, ok, ciao. Va bene. E vi stavo dicendo prima. Ecco, Milkmaid of the Milky Way. Il gioco migliore, il premio miglior gioco della Norvegia. Ok, vediamo qui cosa c'è. Due manichini. There are two mannequins standing there. E quindi? Non si può fare niente? Va bene, allora andiamo. Vediamo, forse riusciremo a trovare. Ecco qui. Vediamo se c'è qualcosa qui. Ecco, Nampong found the fish brooch of the side of the container. Eh sì, però c'è lì nascosto. Ecco, questo mi fa imbestialire. Vediamo cosa c'è. Lots of mannequins are on the floor. Who left them here? Non lo so. Non lo so. Entriamo nel. Ecco il manichino. Quindi dice testa 2, braccio destro 1. Braccio sinistro 4 e piede sinistro 3. E che si deve fare? Sitting mannequin with numbers on it. Oh, una chiave. Nampung found the key on the bus seat. E che ci facciamo con questa chiave? Non lo so. Usciamo da qui, vediamo cosa c'è lì in fondo. C'è qualcosa? No, e allora ritorniamo indietro. Sì, quindi di nuovo stavo dicendo, guardate quella casa, sicuramente io vorrei vivere in un posto così, che poi mi stavo chiedendo, questa è un'ambientazione thailandese o un'ambientazione giapponese? Ma se andiamo a salvare un attimino, sì, dai, salviamo un attimo. Fatemi riposare un po'. Safe. Bene. Sì, perché diciamo l'ambientazione sembra più giapponese, sembrano più delle case giapponesi, anche se poi tipo questa casa in stile vittoriano sembra una casa, cioè non credo in Giappone ci siano case in stile vittoriano. In stile vittoriano, sì. Fatemelo sapere nei commenti se c'è qualcuno di voi che è andato in Giappone. Allora, lui dice testa 2, destra, braccio destro 1, braccio sinistro 4 e gamba sinistra 3. Quindi, testa 2, quindi testa. Dovrebbe essere qui. Dov'è la testa? Dove manca? E qui manca la testa. Questa qui. Beh, secondo me invece qui sarà braccio destro. Ops. Il numero 3 sarà la gamba sinistra. Che manca qui e il numero 4 sarà il braccio sinistro. C'è una cosa dove manca il braccio sinistro? Qui. No. Aspetta. Allora, questo. Poi questo. Secondo me è così. Ecco,
Fatto, che genio. E la porta si apre, come in Silent Hill. Vabbè. Comunque che genio, ragazzi. Cioè, sono arrivato così velocemente a capire tutto. Veramente. C'è una... Comunque lì in fondo vedo che c'è una sedia per registrare. Vediamo se... It's broken e cannot be used. Vabbè, questo qui è proprio Silent Hill. Un altro... Questa è chiusa. Questa pure. Oh, ho usato la chiave. Ma prima di entrare lì dentro, vediamo se si può aprire quest'altra. Quest'altra non si può aprire. Lì è tutto chiuso. Bene. E comunque, ragazzi, anche questo è un gameplay che non trovate da nessun'altra parte. O meglio, in YouTube Italia non lo trovate. Perché? Non lo so, perché questo è un... i miei gameplay sono gameplay esclusivi. The road is blocked, there is a large hole in front of me. Ok. E c'è dell'erba. Mi piace molto l'erba. Cioè, i prati, ecco. Mi piacciono molto i prati. I will search through the scrap heap to see what is... Oh. Cosa? Cioè, come è fatta a trovarlo? Vabbè. Nampung found the shovel handle in the scarp head. E che ci facciamo? Ma guardiamo un attimino la mappa. Come si fa a trovare la mappa? Aspetta. Ah, che bello questo rumore. Mi ricorda Silent Hill, ragazzi. E noi siamo lì in basso, a destra, diciamo, dove c'è la freccetta. E qui siamo ritornati più o meno... No, non siamo ritornati in niente. Andiamo allora lì, dove non eravamo ancora andati. Oh. The sculpture of the tiger is on the wheeled platform. I think I can move it. Ok. Arr. Ah, ma qui siamo dove eravamo arrivati prima. Cioè, prima non riusciva la ragazza a muoverli, ma adesso è riuscita. Cioè, non so, è un controsenso. Strano. No? Remains of the building. Comunque secondo me queste case distrutte hanno un significato. Non so se sono legate al passato della protagonista. Ok, allora andiamo verso destra. Vediamo se cosa facciamo se clicchiamo qui. Cos'è quello? All stuff are left here. But none of them are the things that I need. E questo di qua invece? Oh, creepy. A baby doll is buried in the ground. Io so già cosa fare. Perché sono un genio, ragazzi. Allora, prima di tutto, combiniamo questo con questo. Che genio. Bene. E poi utilizziamo questo per... prendere dalla... sì, la bambola. E cosa ci facciamo con questa bambola? Nampong Dix e Baby Doll Up. Controlliamola. Check. The baby doll I had dug it up. There is a mark on the doll's head. It seems like it was removed before. Maybe there is something inside. Cosa c'è? A key is hidden inside the doll. Nampung found the kid inside the doll. E cosa c'è in questa chiave? Check. The key I found in the doll, I don't know where. Ok, non sappiamo a cosa servirà. Va bene, allora andiamo avanti. Io direi di andare a salvare. Cos'era questo rumore? Ah no, c'è qualcuno fuori dalla strada. I think I can get some rest. Ah sì. Salviamo. Ok. E adesso usciamo. Ok, qui c'è... Magari c'è qualcosa nascosto lì, dai, dimmi di sì. Niente. Bene. E adesso andiamo... Qui non credo ci sia niente. There are metal barriers along the way. Sembrerebbe... Come se... Non so. Non so niente, ragazzi, non so niente. There are metal, sì, vabbè. E... Oh...
Animazione. I arrived at Husky Garden. What? Do not enter ghost inside. Ok. Don't enter ghost inside. But what? Do not enter ghost inside. Is it really a ghost inside? Io penso proprio di sì. Oh, prima di entrare lì dentro, ragazzi, io darei uno sguardo a questi blocchi di cemento e non c'è niente. Vediamo se riusciamo ad entrare in questa casetta. No, niente. Vabbè, allora entriamo nel giardino degli Husky. Sicuramente sarà pieno di cagnolini belli. Che bella questa musica. A lot of people stating, do not enter, ghost inside, scattered on the ground. Ok, ci sono... E cos'è questo coso qui? Aspetta. Che bella musica, ragazzi. There is a barrier I can... Ok, sì, comunque puoi scavalcarla quella barriera, ragazza, eh. Cioè, un po' di... Facciamo un po' di ginnastica. Cos'è? Nampung found a coin at the sleeping child statue. The sleeping child statue is on the bench. Nampung found a coin at a man reading newspaper statue. Sai, c'è l'uomo che suona la... Vabbè, cos'è? Cioè, che legge il giornale, la statua dell'uomo che legge il giornale. Oh, c'è qualcuno di impiccato. Cos'è questo? Oh, la mappa. Vediamo un attimino la mappa. Che si fa con control. Ok, qui c'è una statua. Vediamo. There is a sculpture shaped like a Japanese rain doll, yet it is much bigger. Yet it is much bigger. Is this probably a hangman statue? Io penso proprio di sì. There is a round hole on the sculpture base. It might be used for affixing something. Sì, secondo me. Use. Oddio. E cosa c'è lì? Ciao. Sì, dimmi. There is a picture and the caption stating puppet. Ok. Adesso andiamo qui e utilizziamo questo. The puppet is performing on stage. Questo un po' mi ricorda Pinocchio, no? C'è del Pinocchio, secondo me. Allora, entriamo qui, vediamo se si può aprire. Chi è? Mio Dio, mi ha fatto venire un colpo, ragazzi. Nampung found a coin at a young woman statue. Cosa c'è lì? Exit. There are many things on the table. There are a piece of paper written exit on the small map. Nampung collects a small map on the table. On the table there is also something else and there is a piece on the table. Ok, non c'è nient'altro. Guardiamo un attimino l'inventario. The small part made of steel, it should be assembled to something. Ok, e invece questa... The small map I picked up from the paper has the message exit written on it. Ok. Non so cosa farci. Io direi di continuare la storia. Sì, dai, continuiamo un attimino la storia. Use. Ok, vediamo cosa dice. Oddio. Pinocchio vestito da dandy. He thinks that he's alive. Ok, sembra... Cioè, lui crede di essere vivo.
Si può entrare qui, signori? The door is locked. Ok, va bene. Ah, qui si può salvare. Salviamo subito, ragazzi. E ragazze. Bene. E vediamo cosa c'è lì. No, 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 no. Qui siamo venuti solo per salvare. No, dai, non ci credo. Solo per salvare. Vabbè. Aspetta, guardo un attimino la mappa. Ah no, ci sono altre... sicuramente altre entrate. E dove sono? Quindi da questa parte? Qui. Ecco, qui non eravamo entrati. Vediamo se c'è qualcosa. The door is locked. Scusa, ma se combiniamo... Ecco, che grande. Ma sono un ge... Oddio, mi è venuta... Che paura, ragazzi. Napung found a coin on the mother statue. Napung found a coin... Napung... ok. The statue presents the mother who is holding the child's hand. Magari quella sarà una trasposizione di te e tua madre. Chi lo sa, magari fra un po' incontreremo la madre di Napung. Bene, allora, questo l'abbiamo fatto. Secondo me... c'è un'altra entrata, guardiamo un attimino la mappa. Scusate ragazzi, allora dobbiamo andare alla sua destra. Alla sua destra. Quindi qui. Sì. Vediamo se c'è qualcosa su questo... Qui no. The door is locked. Really? Ok. Penso di aver tutti i cosi, no? Eh? The round? No. No. Aspetta, no, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. No, questo è l'ultimo. E questo? Ah no, ce ne sono tre. Allora, prima facciamo questo. Poverino. No, non mi ricordo. Scusate. Though having the feelings of pain, hunger and exhaust, he can't control those feelings. Oh. Raga, se questo gameplay vi è piaciuto fino adesso, cliccate like. Entrate a far parte della mia community speciale. E cosa dice qui? However, the puppet thinks that he controls the words, thoughts and movements. Oh. Eh sì, adesso? E come facciamo ad aprire quella porta? Boo. Qui si può entrare? The door is locked. No. Ok, controlliamo un attimo la mappa. Allora. Beh, proviamo a vedere se riusciamo ad aprire l'altra porta dall'altra parte. Quindi andiamo alla sua sinistra. E facciamo alla sua sinistra. No, qual è la sua destra? Qual è? Qui. Vediamo se c'è qualcosa sui... E questo è l'altro scorpione. Vediamo un attimino prima di tutto. Cioè, lo sapevo comunque. Questo gioco ha il difetto che a me non piace. Cioè, le cose sono nascoste e uno non le trova... cioè, uno le trova soltanto cliccando qualsiasi posto, ecco. Vabbè. No, adesso dobbiamo andare a provare
qui, se non sbaglio. Sì, proviamo un attimino ad aprire questa porta. Magari adesso con la nuova chiave, la master key, possiamo aprirla. Oddio, che paura, di nuovo, dai, raga. Oh, vediamo cosa c'è qui. Nampung found a coin at a young man's statue. Ecco, adesso abbiamo tutti i coins. Poi di coins. E vediamo la donna. No, adesso ne abbiamo più di un di coin. Vabbè. E adesso... sì. Adesso apriamo. Apriamo tutto. Allora, questo abbiamo aperto. E qual è? Questo. No. Aspetta, dove siamo? Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Scusa, questo l'abbiamo aperto. I think is il control. Ecco. Ecco, questo lo usiamo. C'è questo Pinocchio dei noi altri thailandese. Pensa di avere il controllo, però his arms are stretching because he wants to stretch them. C'è questa l'autocoscienza hegeliana, diciamo. O kantiana, non so. Fatemelo sapere se anche voi state studiando o siete appassionati di filosofia. Oddio, che succederà adesso? Si gira e mi dirà: Govinda, vieni da me. The puppet does not realize that there is a controlling wire on his head. Ah, cioè lui crede di essere autocosciente. O meglio, di essere una persona libera, e invece non è così. Oddio, la porta si apre. Bene. Oh, poverino. That's the wire which control and makes the puppet thinks that he has a self. Cioè lui crede di avere un sé, di essere cosciente, di avere una coscienza. E invece... oddio, che paura. Secondo me fra un po' arriva un mostro. No, aspetta, non... ne... vogliamo... io direi di salvare un attimino, ragazzi. Bene. Cos'è questa cosa lì? Oddio. C'è un uomo in... sì? Di chi? The body of a masked boy is hung on a tree. Uh-huh. E lì c'era un posto per salvare, guardate. Beh, salviamo anche qui. Bene. Vediamo se c'è qualcosa nei cespugli. Può sempre esserci, perché questo è uno di quei giochi, come detto, in cui bisogna cliccare un po' ovunque. Che bella porta. The door is unlocked, but I can't open it. I can open the door. E guardate, ragazzi, Creepy, il nostro amico, non c'è più. Cioè, l'uomo impiccato non c'è più. Oddio. Oddio, che faccio? Oddio, è lì. Sta arrivando. No! Ah! Mi ha ucciso, vabbè, continua. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Husky Garden, non c'entrerò mai più.
Questo proprio sembra, ricordiamo sempre, Silent Hill. The path is broken, I can get through. Sweet home. C'è una mamma, un padre e un bambino. 1900, 1,99 euro. Grey dark. E comunque cos'era quel rumore di... Ci sono dei rumori bellissimi, cioè un sound particolare. Lì c'è della luce, vediamo cosa c'è lì. There are some huge stones on the path. Che strano. Vai, entriamo in questa casa, che è l'unico posto che... Ah, salviamo. C'è del rumore. È come se ci fosse tipo... ci fossero delle giostre. C'è qualcos'altro che possiamo prendere? No, niente. Ah, Nampong found a map on the door. Apriamo la mappa. Questo cos'è? Sa? Boh. Lì c'è il villaggio. Vai, entriamo qui dentro. Chi è? Oh, credevo fosse di nuovo il mostro. Il boss di prima. A stranger, hello. Can I ask you a question? Do you know what this place is? Non lo so. Non lo so nemmeno io. Ah, adesso sì, sono lì a dialogare a casa. Nampung, I'm Ampung. You can call me Pung. Stranger, I'm Nat. Piacere, Net. Ok, Net, dice Nampung. Nampung, as for the question you have asked me, I don't know what is this place. When I gained caution, you don't remember anything. Me too, I don't remember anything. E che è successo? Ah sì, hanno perso coscienza entrambi. But I feel this place is strange. It's a Stranger Things, no scherzo. Sometimes it's scary. It seems like an isolated, mysterious place. Beh, sì, non c'è nessuno. L'unica persona che incontri è uno che somiglia al mostro. It's probably just a place. Cosa? I hope so. È probabilmente solo un posto. More importantly, we must find an exit. I found this paper. This is a message saying that there is an exit. I think I will go to the place suggested here. A message, dice Nate. Is there anything else which confirms that this place is really an exit? Chiede Nate. There is any. I just think that should try. Checking it out. Yeah, sì, cerchiamo. Cioè, cosa vuoi? I don't think it is an exit. We should check somewhere else. E dove? E dove? I want to follow this paper first. Ok. I'm sure there must be something. Cioè, è un testardo. I walk around and see what this place is. One more thing. Dimmi, one more time. Did you find... cosa? A 9-year-old girl? No. No, non abbiamo trovato nessuna ragazzina di 9 anni. Questo proprio si sta trasformando in Silent Hill. She's my daughter. Just in case, her name is Tong. Ok, Tong. Alright, I'd better leave now. Ciao, Nate. Nampong, well, I'd like to warn you something. Never enter Ask a Garden. Why? Is there something suspicious there? There are ghosts? I found them myself. Ghosts? Are you kidding me? No, non ti stiamo prendendo per il gi in giro. I'm not joking. I was almost killed by him. Chi? Him? Cioè, almeno chiedi chi. Well, okay, I won't go there. Well, then, I'm leaving. Goodbye, Punk. Goodbye, Nat.
Ok, sì, però è andato nella direzione dove c'era soltanto una porta aperta e la porta era quella per il giardino. Vabbè. Vediamo cosa c'è lì. A small garden at the side of the... No, grazie, non voglio più andare in nessun giardino. Non ne posso più di giardini. Poi questo mi ricorda proprio i giardini giapponesi, no? E pool. Vediamo, lì non c'è niente. Vediamo se riusciamo ad aprire lì, vediamo se c'è qualcosa di nascosto, niente. E allora entriamo lì. Oddio, cos'è? Un robot? Vediamo, boh, clicchiamo sul robot. Prima di tutto, the broken pieces of restaurant's glass scattered on the ground. The waiter mannequin has struggling mechanism. I think it's not good. No? E non si può fare niente? C'è qualcosa che possiamo fare nell'inventario? No. Use. Use, no. Vabbè, allora usciamo. The restaurant. Ah, qui c'è una cosa per sedersi. Sì, vabbè, dai, salviamo. Oh, qui c'è una porta. Oh, scusate. Sì. La scena nel bagno, the door are completely shut. They cannot be opened. Nemmeno questa, nemmeno questa. Oh, vediamo. Some urinals are damaged. Ah, lì c'è un numero, guardate. 8 1 1. Ricordiamoci questo numero. 8 1 1. Secondo me, presto ne sentiremo parlare di questo numero. E guardate. Questo scratch, questo graffito che c'è, the scratch on the wall look like a human figure. Sì, sembrerebbe proprio un, appunto, una figura umana. Bene. Quindi ricordiamoci di questo numero 811. Poi non c'è nient'altro. Datemi un attimino a controllare un'ultima volta. No, solamente un numero. Non so se, cioè, se i ragazzi che ci stanno, che stanno guardando questo gameplay preferiscono pisciare quando vanno nei bagni pubblici, in questi urinali, o preferiscono andare nel bagno chiuso? Io preferisco andare in quello chiuso. Cioè, sotto questo punto di vista, ho tanto in comune con le ragazze che ci stanno ascoltando. Cosa c'è alla fine di questa e cosa c'è su questa panca, prima di tutto? Nampung found the pliers on the bench. E che ci facciamo, ragazzi? Non lo so. Si può aprire? The door is locked. Però mi fa morire quando si mette a bussare le porte. Cioè, non puoi aprire una porta e bussi. Boh. Vediamo cosa c'è qui. Vediamo cosa c'è sulla destra. There is a car blocking the door. Oddio, guardate quelle due persone. There is someone staring out from the window. But those people aren't moving. They might be mannequin placed there. Ok, sembrano dei manichini, sì, vabbè. Oh! E qui, in mezzo al nulla, ho trovato per caso una cosa che forse potrà servirmi durante il gioco. Bene. Oh, c'è qualcosa su quella sedia. Cosa c'è? Una statua. Grandmother statue on a wooden chair. Io direi un attimino di controllarla. Check. The grandmother statue seemed to be a scared figure. There is a number written on the back on the statue. Ah, c'è un numero 4533. E cosa starà a significare? Non si sa. Vediamo se riusciamo ad aprire quella porta. No. Ci sono quelle risate, sentite. Non c'è niente. Cioè, sento dei rumori strani, però. Oh, cos'è? Oh, una chiave. Nampung found a tape rotter block affixed with the fence. E che ci facciamo con quella chiave? Cos'è questo? A steel fence blocking the way. The fence door can be open, yet it's locked. Scusa, ma se utilizziamo questa cosa qui?
E se utilizziamo invece qui? Nemmeno. Beh, allora niente. Qui c'è qualcosa? Beh, ricordiamoci di quella porta. Vabbè che ci sono... c'è la mappa. Anzi, fatemela aprire, che mi faccia sempre aprire questa mappa in stile Silent Hill. Beh, adesso dobbiamo scendere giù. Anzi, abbiamo pure una chiave, quindi vediamo se riusciamo ad aprire quel gate che avevamo trovato dall'altra parte. Però prima del gate, aspetta, c'era qualcosa secondo me. C'era una via. C'è qui, andiamo da qui. Andiamo da questa... oh, cosa c'è qui? Ah, Nampung found the grandfather statue on the log. Qual è? Questo. The grandmother statue, ok. E questo? The grandfather statue. E qui c'è tipo una freccia, sembra uno spirale. Boh, chissà cosa ci servirà. Cosa c'è qui? There is a rest area of the small garden in front of the building. Chi è? Bambina, fermati! È quella la bambina! Dai, corri verso di lei! Cos'è che stava guardando? Nampung found a photo fixed on the building glass. Sembrerebbero delle persiane. Beh, però c'era quel gate lì. Ah. Quindi abbiamo alloccato la porta di prima, vabbè. Non è niente di speciale, quindi possiamo andare secondo me. Vai, vai. Forse qui. The door is locked. Ecco. 811, quello che abbiamo trovato nel bagno. Bene, benissimo. E quindi dove vado? Non c'è niente. Ah, siamo riusciti a sbloccare la porta. Beh sì, questo molto Silent Hill. Vediamo cosa c'è qui. Vai, sono stanco, io mi riposo un attimo qui sulla sedia e salvo. Salvare, ok, andiamo. Ah, there is a... but it's blocked. Beh, secondo me... un attimino... check. 4-5-3-3. Check. E bisogna fare il giro in senso orario. 4-5-3-3. 4-5-3-3, ok. Ok. Quindi 1-2-3-4. 1-2-3-4-5. 1-2-3. 1-2-3. Ok. Ma secondo me... proviamo adesso magari a... dice 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ecco fatto. Ok. It's empty inside. Use. Use. Ok, cioè come è scientificamente probabile, possibile, che posizionando due statue sull'entrata di una di un altarino... Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. E dove siamo qui? Qui siamo in mezzo... ah! La bella Master Key... oh, c'è una scala. I should make use of the ladder, but the chain is locked. Io facciamo così.
E utilizziamo questo. Ah, ok. No, scusate. No, vabbè, allora no, niente. Use combine the pillars to cut off the master key. A piece of the master key which is cut off. Which I cut off the spider. E quindi... Ok. Ok. Oh, questo è un quadro diverso. Cambia pure la musica. I think I can get some rest on this couch. Ah sì, vabbè, ogni volta me lo dimentico. No, no, no. No. Alright, no. New save. Ogni volta me lo dimentico. Vabbè, vediamo se c'è qualcosa in questi qui. Qui nemmeno. Questa secondo me è un'area nuova. Chi è? Nampong. Net? It's you? Pong? I walked around. But it was strange. It's empty. Empty. Oh, mi dispiace. There's not a single person or normal thing. I feel the same. Scusate ragazzi, ma come ha fatto ad arrivare lì se non aveva le chiavi? Vabbè. I found a girl on the way here. I'm not sure if she's your sister. Where did you find her? At the building near the canal. But she ran away. I'll check her out. Thanks for telling me. No problem, guy. No problem, man. Nampong, by the way, I saw that girl looking at this picture. Do you know anything about it? Cabinet picture? Sì, sembrava delle persiane. I feel familiar with it. But can't really remember anything. E che succede? Come mai? E adesso? Se ne va. Not Nate is resting at the bus stop. Sta aspettando il bus della morte. C'è qualcosa che gli possiamo dare? No, io direi di andare via. Sì, finalmente qualcosa succede. Oh, ci sono delle scale mobili. Beh, secondo me questa desolazione è un po' anche la metafora della vita, no? Una vita desolata. No, scherzo. Cosa abbiamo? Come abbiamo preso? La mappa. Che bello prendere le mappe. Allora, questa mappa bella. Siamo adesso nel 2F, nel piano 2F. Non so benissimo che si può fare qui, però. Ma adesso noi cos'è che stiamo facendo? Stiamo cercando di scappare. Ah, cos'è qua? Animal heads for your children. New head. Advertisement on the sky train pole. Ragazzi, spero che non arrivi più quel mostro di prima. Ah, qui si può salvare. Salviamo. Ok. Non so. Ah, lì salva, si può scendere giù. Beh, io... Sì, scendiamo lì giù, vediamo cosa c'è. Cos'è? There are many deep holes along the street. I don't know what caused those holes. Ah, ci sarà qualcosa, sicuramente. There is a steel pipe under the ground. Probably I can take it out. Lo prendiamo. No, aspetta, scusa. Scusate. E cosa ha trovato? Cosa ha trovato? Nampong did the deal pipe out. E che cosa ci faremo con questa deal pipe? Non si sa, vedremo. Saliamo su. Adesso siamo in un altro... piece of wood. Farmacia.
Numble take the tablets from the pharmacy. E che ci facciamo con le tablette? Con le tablette cosa ci facciamo? Ah, mio Dio, ragazzi. Ok, fra un po' mi perdo comunque. C'è qualcosa lì. Nampung found Nampung figure on the sky train seat. Oh, sembra quella figura in 3D. Allora, scendiamo giù. E adesso siamo... Non so dove siamo, ragazzi. Qui si può salvare. Vabbè, salviamo. Four things as a toll. Retro robot and the message on the paper stating four things as a toll. Ok, allora. Use. Abbiamo una. Use. Abbiamo due. Use. Abbiamo tre. Abbiamo tre. No, no, non li prendiamo. Ok, allora ritorniamo indietro perché ci sono delle... una zona che non avevo ancora... che non avevo ben esplorato. Fatemi sapere ad esempio nei commenti qual è fino adesso il gameplay fatto sul canale che più è piaciuto. Magari faccio una video recensione. Cos'è? Matchbox. Ok. Bene, allora possiamo ritornare là. Oh, Nampung takes away the zipper on the mannequin's neck. Oh, c'è qualcosa. The mannequin's neck is turned off. It's at and... Ok, quindi qui abbiamo trovato qualcos'altro. Boh. Qui dice retro robot in the messenger paper. Ah, ok, four things as a toll. Ma io metterei questo. Però c'è una parte che ancora secondo me non avevamo esplorato. Eccola qui. A shelf is hung on the sky train pole. A candle is put on the shelf. Ok, quindi utilizziamo questo. Questo è un rito voodoo, ragazzi. Bene. Perfetto. E adesso ritorniamo là. Anzi, prima di tutto salviamo. Perché non si sa mai. Magari... può succedere a qualcosa. No, ok, esci da qui. Mettiamo... No. Mettiamo subito lei. Ah! Ok. E soprattutto perché era abbassata? E se clicco lì che succede? Niente, vabbè, allora ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E vai. E come ci andiamo? Ok. Credevo fosse più difficile, invece vabbè. Lì non c'è niente, allora andiamo sulla destra. Ok, questo significa magari che...
Lì non possiamo più ritornare. Ok, abbiamo salvato. Identity 39, The Musical. Reservation. Cos'è che dice? A lot of performance advertising poster are affixed on the fence. Qui ce n'è uno un po'. A lot of stage performance advertising on the fence. 521 5, ricordiamoci questo numero, ragazzi. 5201. Anche questo numero, secondo me, ci servirà fra poco. Vediamo se c'è qualcosa. La strada è bloccata. Spero di non vedere di nuovo quel mostro di prima. Ecco, vabbè, è quello, abbiamo capito. 5251. Fatto, sono riuscito ad entrare. E questo è il posto che diceva nella mappa. I reached the place indicated by the map. I will try checking what there is here. Is it that I'm searching for? Oh, la ragazzina. Dai, ragazzina, fermati. Qui sembra ci manca pure purtroppo non abbiamo. No, aspetta, prima andiamo. Che ride, oh? Chi sta ridendo? It's locked, ok. Ok. Ah, qui si può salvare. Vabbè, salviamo. E cos'è qui? I will try the master key to unlock it. Nampun break the master key. Nampun pick up the broken master key. Ok. Abbiamo rotto la chiave. Mi dispiace. Oh, there is a base on the ground and a picture on the base. E se utilizziamo questo? Pick on the broken master key back? No, perché no? No, mi piace. Per il momento no. Ah, there are the stairs onto the door, but they are very old and worn out. It could be unsafe if I use the stairs. Cioè, scusa ragazza, ma quanti anni hai? Ah, there is a base on the ground and a picture on the bay. Uh-huh. E se utilizziamo questo? E qui ci sono due. Non so come ho fatto, ragazzi, ma primo tentativo ce l'ho fatta. Cioè, almeno un like me lo merito, ragazzi e ragazze. La ragazzina è sotto il tavolo. Vai, vai lì, vai a prenderla. Vai, 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 vai. Oh, c'è una chiave. There is nothing under the table except the key on the floor. Nampung, pick up the key from under the table. Raga, io prima di andare avanti vorrei un attimino salvare. Perché io ho la netta sensazione che fra poco ci sarà il finale. The left way. Ma chi sta a ridere, oh? Non ride più. Qui non c'è niente, qui è tutto chiuso, bloccato, lì c'è una chiave, ce l'abbiamo già presa. E qui? E che ci facciamo con questa chiave, ragazzi? C'è una mappa? No. Ah, ok. Sapete cosa facciamo con la chiave? Apriamo lì. Bene, entriamo lì dentro. Oddio. Dove siamo? Ok, qui siamo veramente nella versione del sottosopra di Stranger Things o in Silent Hill, nella versione brutta di Silent Hill, cioè del mondo cattivo negli inferi di Silent Hill. Some mannequins are left here. Beh, secondo me ci sono tanti elementi del dramma psicologico. Ah, qui si può salvare, bene. Aspetta, però...
Huh? The path to the second floor basement is closed by the cover. Sì. Vabbè, prima salviamo. Perfetto. E poi guardiamo un attimino l'inventario. No, non c'è niente che possiamo utilizzare. Lì ci sono delle scale. E qui c'è... I will try opening to see what is inside. Oddio, cosa ci sarà dentro? Quelle... Oddio. Oh. Oh no. Chi è? La bambina. A girl body is lying in the cabinet. I don't understand what happens. Ah sì, prendiamo... prendiamo il teddy bear che c'è... della bambina... della bambina, vabbè. Sì, vabbè. Andiamo, saliamo su. Oh, c'è Nat. Nat is sitting on the bench. Diamogli quello. Sicuramente Nat ci dirà qualcosa. This is Tong's teddy bear. Tong. Oddio, you are here. Ah, questo è un flashback, ragazzi. You won't be able to breathe if you stay still there. It's quiet here. Are you about to go out? I'll get something to eat. I'll be right back. Buy me some snacks. Wake me up when you are back. Ok, I'm leaving now. Ok, questo è successo. Quella era la casa di Nat. Nat è uscito, ha lasciato la sorella chiusa nel closet, nell'armadio. Oh no, è stato un incidente. Nat è morto. This is what happened. Then this is should be after afterlife. What are you talking about? Are you joking? Ah, quindi quella lì è il paradiso. I found a key on the way. It might be help you to find the way. I'm leaving now. Oddio. The afterlife. Am I? No way. The key from Nat. It's too dark, I won't go there. Ok, Nat decide di andare nelle... Ma chi è che ride, oh? Ah, quindi con questa possiamo aprire la chiave. Ma prima di tutto salviamo. Quindi, cioè, lei è morta. Right way, left way. Right way, left way. Dove andiamo? Right way, left way. But this is not... Ma, ma cosa di... Ma cosa... This is not what... Ok, andiamo a destra o a sinistra? Beh, andiamo a sinistra... left way. Anche se left way è la destra. Però il gioco si chiama left way, quindi andiamo a left way. Seguiamo la left way. Ah, lì si può salvare pure. E salviamo. One container, two drink water, fountain, three mailbox, sky train door. Oh no, questo tipo è multiple endings, ragazzi. Ok. Ok. The message on the wall. E io quanti ne ho nell'inventario? Non solo tre. Ok, quindi non posso prendere questa porta. Bene. Cioè, lui dice uno nel container. E quello l'abbiamo trovato all'inizio. Il secondo, drinking water fountain. Nel mailbox me lo ricordo. Sky train door.
Sky Train Door. Forse mi sono perso il quarto. Vabbè, allora andiamo qui. Vediamo cosa c'è. Ok, lei guarda lei nella macchina morta. Ok, left way. Wow, ragazzi. Ok, questo era un finale di Left Way. Ma io adesso, prima di dirvi quello che penso di questo gioco, su questo gioco, faccio gli altri finali. Quindi, ecco, in 2 secondi adesso vedrete che farò gli altri finali. Faccio una magia adesso, proprio adesso. Ok, andiamo Right Way, vediamo che succede. Oh, una televisione. Still working. Many things on the bookshelves. There is a memory card. Ok. Utilizziamo la memory card qui dentro. Guardiamo un po' di televisione, dai. James? Oh. Quindi c'è una macchina che sta guidando, anzi due, sull'autostrada. Le luci della città in lontananza. Nampung. Ah, quindi ha assistito alla morte di Ned. Per questo è stato fatto il gioco Left Way. Nampung. While I was driving home, I saw a person. It was terrifying. The other end. Really? Don't worry, there's nothing. Nampung. But I'm still frightened now. I feel uncomfortable. I'm comfortable. You might still be in shock. It's getting better soon. Just relax. Ecco, quello che si può dire. Quello che. Cioè, non va bene. Ecco. Do you have any plans this Sunday? I want to go on a trip with you. We haven't met recently. The other end. I think we should do it. You become strange recently. What's the matter? I'm sorry. I'm sorry, bro, that I might have been away from you. Nampung dice niente. Poi, did I do anything wrong? No, you're always good. You're always good. Cane. If there is anyone bad, it's me. We should stop here. Povera Nampung. Okay. Cioè, questo sembro io. Bye bye, Lek. Bye bye, Pong. Pong, have you checked the social network? Che sta successo? So that's what it is. In a relationship with Kanja Fadam. Okay. Ok ragazzi, questo era il secondo ending, anzi credo fosse proprio il primo nella lista dei sviluppatori. Adesso al mio 3 farò mi teletrasporterò
e farò l'ultimo ending. Quindi facciamo 1, 2, 3. Oh, ok. Questo era il 4 coin, il quarto coin che avevo perso. Ok. Quindi, vabbè, adesso ne abbiamo 4, quindi possiamo... Mi teletrasporterò adesso nel finale. Adesso possiamo aprire questa porta. Allora, lui dice... Vabbè, vediamo che succede se... The door is locked. Here's a pad affixed. Ok. Use. Perfetto. E siamo pronti per vedere cosa succederà in questo ultimo finale di... True Ending di Left Away. Ok, c'è di nuovo lei. Ok, esce dalla macchina, che sembrerebbe una macchina giapponese o coreana. It's still night. Ok, sono riuscito a sbloccare tutti i finali. Beh, ragazzi, questo era Left Way, un indie horror thailandese. E come avevo detto prima, adesso arriva il momento che accade sempre durante i miei gameplay. Chi mi conosce sa benissimo che alla fine in cui vi spiego cosa penso del gioco. Allora, partiamo dalle cose negative. Prima di tutto, non mi è piaciuta la parte in cui Nampung doveva scappare in continuazione dal ragazzo con la maschera. Sapete quel ragazzo impiccato all'albero, il cosiddetto fantasma, ecco, quello dell'Husky Garden. Secondo me potevano risparmiarsela come parte e l'ho trovata un po' noiosa. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta un po' di meno sono stati quegli oggetti nascosti a parer mio a casaccio. Sì, trovati quindi per caso e senza nessun apparente motivo. Come ad esempio quei coins, tra l'altro uno l'avevo pure perso, non l'avevo pure trovato, era nascosto in un angolo anonimo del treno, vabbè. E quindi questo era un altro aspetto che gli sviluppatori potevano migliorare. Comunque, oltre a queste due cose, Left Way mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertito un sacco. E, come ho detto all'inizio, potete trovarlo su Steam per circa 10 euro, vi lascio comunque qui sotto il link per scaricarlo. E, mi è piaciuto tantissimo lo stile Silent Hill, cioè mi è venuta pure voglia di giocare adesso a Silent Hill. E, quella parte all'inizio mi sembrava Silent Hill 3, poi quell'ambientazione un po' silenziose alla Silent Hill 2, bellissimo. E, mi è piaciuto tanto anche quindi la mappa e il sound. Oltre a quella parte nell'Husky Garden, il gameplay l'ho trovato ben fatto, anche il bianco e nero e quello stile cartone, anzi cartoncino, molto bello. E anche lo stile vittoriano, diciamo quell'ambientazione di quella villa in stile vittoriano, ecco, mi ha sorpreso molto questa citazione. Poi, che dire, la decisione dei diversi ending, io devo dire, in origine non sono un grande fan dei diversi ending, però mi sono accorto che tutti i giochi che preferisco, i giochi che amo di più, hanno diversi finali, quindi non so, fate voi. Io penso che i diversi ending siano un sinonimo di qualità e di diversificazione. Ecco, questi erano i miei commenti a caldo su Left Way. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché presto caricherò nuovi indie games. Caricherò anche nuove poesie, nuove avventure. Ecco, l'Isola delle Rose è una... L'Isola delle Rose TV è una televisione generalista. Vabbè. E basta, ragazzi. Ecco, questo è quello che pensavo su Left Way.
un gioco in bianco e nero dalla Thailandia. Cliccate like se questo full playthrough vi è piaciuto e basta. Govinda vi saluta, pensa giocando.